Toniatti, il corridore della Zalf Euromobil Desiree Fior, ormai irraggiungibile, eccolo qua, inizia la sua esultanza, Toniatti, succede nell'altro d'oro ad Andrea Zordan, c'è la volata del gruppo, un'altra veda della Zalf, Boston, secondo... Andrea Toniatti, che cavalcata solitaria tutta negli ultimi chilometri, alla fine la vittoria è tua. Sì, qua nel finale avevo un compagno di squadra che mi ha coperto, Moscò, io ne avevo, ho provato da lontano, è andata bene. Una vittoria che vale questa? Ma sicuramente l'anno scorso ho regalato la vittoria a Zordan, quest'anno era giusto che mi riprendessi quello che era mio e ce l'ho fatta. Giorgio Dattaro, una nuova grande edizione del Gran Premio Felino, una grande edizione con un degno vincitore, un vincitore abituato ai grandi appuntamenti. Insomma, grande, lo dite voi, loro ci crediamo. Il vincitore è un degnissimo vincitore. Se pensiamo alla gara che ha fatto l'anno scorso, che più di metà maglia di Zordan sarebbe stata sua, quest'anno diciamo, è venuto a riscuotere quello che aveva così messo in banca lo scorso anno, a mio avviso. Un percorso che si dimostra mai scontato, con continui capovolgimenti di fronte, forse è questo proprio la vera forza della vostra manifestazione. Sì, sono convinto che il percorso sia la cosa migliore che questa gara può offrire, un percorso nel quale non si sa mai fino all'ultimo momento chi può vincere, può arrivare un ragazzo da solo, come può arrivare un gruppetto di 2 o 3, come può arrivare anche un gruppo, cioè negli anni non c'è mai stato, diciamo, un arrivo scontato come può succedere dagli amici di Capodarco, per cui la bellezza è anche questa, c'è l'incertezza fino all'ultimo di non sapere magari chi può vincere. Inizia la sua esultanza, Toniatti, succede nell'altro d'oro ad Andrea Zordan, c'è la volata del gruppo, un'altra veda